grazie per la vostra partecipazione. Noi questa sera abbiamo il piacere di avere come oratori dei personaggi molto importanti che ci presenteranno il 12° rapporto di Società Libera sul processo di liberalizzazione della società italiana. Diciamo la verità, se noi avessimo seguito quest'anno la logica e l'impostazione dei precedenti rapporti, esaminando lo stato dell'arte, la situazione nella quale versiamo, in particolare lo stato dell'arte delle liberalizzazioni realizzate nel nostro paese, avremmo dovuto malinconicamente e con sconforto registrare che poco o nulla si è fatto. Nonostante i proclami dei vari governi, in particolare degli ultimi governi, che avevano puntato sulle liberalizzazioni e sulle privatizzazioni per mettere a posto i conti dello Stato. Ed allora quest'anno, per la prima volta in questo 12° rapporto, partendo dall'esame dei singoli settori esaminati, ben nove settori esaminati, Società Libera vuole offrire non solamente alla classe dirigente politica del nostro partito, ma alla classe dirigente futuro del Paese, precise indicazioni operative. Vuole cioè fare delle proposte concretamente che auspichiamo possono essere recepite e trasformate in singole proposte di legge, in regolamenti, in decreti, in pratica in una serie di provvedimenti legislativi e regolamentari, che per molte materie non occorre una legislazione primaria, ma basterebbe una legislazione secondaria dei regolamenti, che possono, questo complesso di provvedimenti che possono avviare quel cambiamento della nostra società che tutti quanti noi auspichiamo. Paradossalmente, la congiuntura potrebbe essere favorevole per liberalizzazioni e privatizzazioni. Il clima, infatti, che si respira in giro è quello dell'ora o meglio. E la Società Libera, la nostra associazione, oggi è in condizione di raccogliere questa sfida e presentarsi con le carte in regola a questo appuntamento epocale, cruciale per la nostra storia, per la storia del popolo italiano e dello Stato italiano. Per lunghi anni questa associazione ha studiato, ha approfondito i temi, ha dibattuto, ha fatto documenti, in particolare col suo comitato scientifico composto da esperti, da tecnici, da docenti universitari, da giornalisti di chiara fama ed esperienza. Proprio per questo lavoro lungo e benedetto nel corso di quest'anno, noi di questo periodo, noi siamo stati in grado quest'anno, con questo rapporto, di fare proposte e di offrire soluzioni. Facendo tesoro dei documenti e delle elaborazioni fatte negli anni precedenti e utilizzando addirittura dei testi che mantengono tutta la loro validità, naturalmente che abbiamo solamente aggiornati ed adeguati alla realtà che ci circonda. Ad esempio, abbiamo ripreso il testo di Ernesto Savona sull'apparato di sicurezza e sull'ordine pubblico, o quello di Giorgio Ragazzi sulle concessioni autostradali, o ancora quello di Giuseppe Pellisi sul socialismo reale che caratterizza ancora, che affligge ancora i nostri enti locali, e così sulla giustizia, sulla scuola, sulle liberalizzazioni, su temi sui quali noi ci intratterremo in particolare con gli oratori di questa sera, con Antonio Caricalà per quanto riguarda le liberalizzazioni, con la senatrice Casellati per quanto riguarda la giustizia e con la nostra presidente sul tema della scuola. Il
senatore De Sena, essendo sua materia, potrà intervenire su problemi dell'ordine pubblico, della sicurezza e della corruzione. Solamente qualche dato e mi avvio alla conclusione. Per quanto riguarda le privatizzazioni, noi siamo al terzo anno. Una serie di privatizzazioni sono state fatte negli anni 80, basta ricordare la vicenda e l'avvio con la pace. Il secondo round agli inizi del 2000, la terza fase è iniziata praticamente con la crisi che ci affligge dal 2007-2008 ad oggi. Solamente dei dati, nel 2010 sono state fatte privatizzazioni del mondo per 160 miliardi. La cifra era stata superata solamente l'anno precedente e aveva visto 184 miliardi di privatizzazioni. Facendo un paragone con un paese omologo più o meno delle nostre dimensioni con la Francia ha fatto nello stesso anno 10 miliardi e 5 di privatizzazione. L'Italia si è fermata a 2,6 miliardi. Eppure gli asset che noi abbiamo nel nostro paese che potrebbero essere privatizzati rappresentano l'80% del PIL nazionale e più della metà di questo 80% è di competenza degli enti locali. Oltretutto la politica, il decisore, dovrebbe essere consapevole che le privatizzazioni o si fanno in questo momento, nel quale c'è liquidità, c'è abbondante liquidità e quindi ha grandi possibilità di investimento negli ultimi mesi. Flussi finanziari dai paesi BRICS si sono tornati in Europa e in Italia, questo è uno dei motivi per cui lo spread è così basso, non perché i fondamentali dell'economia italiana siano migliorati talmente da farci passare da 500 punti di spread ai 140 degli ultimi giorni. Se non si coglie questo momento, noi rischiamo di ripetere la svendita dei nostri gioielli di famiglia come nel 1992. Il caso del Britannia e a tutti noi. Sulle liberalizzazioni qualche dato, su 189 paesi siamo al 65esimo posto per gli ostacoli posti all'inizio di ogni attività imprenditoriale. Siamo al 138esimo posto del pagamento delle imposte, al 112esimo posto. Tenete presente, su 189 paesi noi siamo al di là del 112esimo posto per i permessi di costruzione, 109 posto per il pagamento dei crediti, al 103 per procedure giudiziarie relative a contratto, al 25esimo posto siamo piazzati quindi abbastanza bene per procedure necessarie a far partire le imprese, all'ultimo posto per vischiosità procedurale e per tempi necessari ad avviare un'impresa, al quintultimo posto per spese che occorrono per avviare sempre un'impresa. Quello che pesa quindi è una burocrazia elefantiaca e un complesso di normative così difficili da interpretare e da applicare che sono poi la causa indiretta anche della corruzione che è diffusa nel nostro paese. Poi vedremo anche su questo la distanza che esiste tra la percezione della corruzione, senatore De Sena, tra la percezione che viaggia su percentuali altissime a due cifre e la realtà, perché poi anche le statistiche che ci fornisce la Commissione europea vanno tenute, vanno prese con attenzione. Io partirei nel giro di tavolo da Antonio Cattelano, anche perché ci deve lasciare, avendo un appuntamento importantissimo, che addirittura è portato il suo libro di essere calabrese e dirigente dell'Associazione dei Calabresi a Roma, quindi c'è stasera l'appuntamento
del disordine urbano. Prendiamo i calabresi che hanno dimostrato la terra all'Italia e alla Resistenza. E allora, Antonio Catricalà è stato segretario della presidenza del Consiglio dei Ministri del 2001, se ricordo bene. È stato sottosegretario alla presidenza del Consiglio, è stato vice ministro allo sviluppo economico, ma è stato nello stesso tempo presidente dell'autorità della concorrenza. Allora io farei questa domanda, Antonio. Tu hai occupato posizioni che ti hanno consentito di assumere posizioni pirandelliane a seconda del ruolo che hai svolto. Come si possono smantellare le incrostazioni che esistono nel nostro paese, perché tu l'hai visto dalla parte delle autorità e qualcuno ti ha, come Alberto Stadera, ti ha definito lo zar di tutte le liberalizzazioni in un articolo. Ma allora come conciliare questa tua esperienza che è stata lunga, 5 anni? Presidente sei anni, con il ruolo di vice ministro dello sviluppo economico, poi anche nella presidenza del Consiglio, la quale hai avuto un osservatorio a 360 gradi, ma in particolare nello sviluppo economico tu hai avuto a che fare con lobby molto importanti, per i quali ci siamo anche incontrati, lobby molto importanti, che contano molto nel nostro paese, che vanno da la grande associazione di categorie, l'ANA ad esempio per l'assicurazione, all'associazione di Confartigianato di carrozzieri, quindi che abbracciano tutta la società italiana e che ingestono tutti i provvedimenti che di volta in volta tu o hai difeso o hai promosso. Ti do quindi la parola, grazie. Grazie Riccardo, grazie per avermi invitato, grazie a tutti. Devo dire che mi è piaciuto anche il richiamo a Pirandello, forse tutti riferiti a uno, nessuno, 100.000, ecco, però non vorrei fare la fine di Moscarda, il suo protagonista che, come ricorderete, nasce ricco, no? Con una sua dote personale in una banca, per interpretare altri ruoli, cercare se stesso, poi finisce un cuore, uno spirito povero, lasciato dalla moglie, insomma, spero di cavarmi la meglio, anche perché Pirandello diceva, tra essere un eroe ed essere un galantuomo è molto più difficile essere un galantuomo, perché eroe si è una volta sola, galantuomo di tutta la vita, e cercare di tenere nelle diverse vesti, nei diversi luoghi che mi sono stati affidati, una condotta che fosse un minimo coerente, vi assicuro che non era assolutamente facile. Un po' perché alcune regole sono regole scritte e non scritte che appartengono a una certa cultura. La cultura della liberalizzazione deve al centro di un processo, un antitrust, che praticamente fa da cane da guardia nei confronti delle tutele dei consumatori, ma tutele dei consumatori che non incidono direttamente sui diritti quanto sul sistema globale del mercato. Quindi, secondo questa scuola di pensiero, quella tipica poi dell'antitrust tedesco, non tanto dell'antitrust americano, le liberalizzazioni sono necessarie solo per creare un quadro normativo utile all'antitrust per poter intervenire contro i monopolisti e contro chi dà forza alla propria posizione di dominanza nel mercato. Ora vedete, quando mi hanno nominato presidente dell'antitrust, io ho letto questi libri che andavo a Giovanni avanti, che mi devo leggere, il presidente dice questo e questo, e quindi andai lì con questa bella idea, se non che venivo da un'esperienza a Palazzo Chigi che era quella di segretario generale, poi sono portato come sottosegretario, ma è una cosa diversa, è più un ruolo politico, invece il segretario generale c'è qualcosa a che fare con tutta la macchina burocratica dello Stato e naturalmente ha una certa visione del mercato. Lì mi dissero devi fare l'altro e devi fischiare ogni punizione come rigore, se c'è da spendere qualcuno e spendilo senza rigore.
solo così sarà riconosciuto come un vero capo della vita. La verità è che io, quando ho cominciato il fischio di inizio della partita, mi sono accorto che non erano due squadre normali, cioè con 11 calciatori, le riserve, le magliette tutte uguali, l'allenatore, la panchina, no, erano tutti mezzi malati. Era una partita tra persone che uno anziano di 115 anni, un altro che zombicava le magliette, ma come se erano le divise dei sudisti. Le nostre aziende non erano in grado di competere. Me ne sono accorto subito, immediatamente. Cioè fare una politica di rigore assoluto era impossibile, perché significava uccidere la maggior parte delle imprese che stavano. Ciononostante continuai nel mio lavoro cercando di avere degli strumenti, dei mezzi che mi potessero consentire legittimamente di risolvere i problemi di concentrazione e di monopolio. E ottenni, per la verità, all'epoca c'era ancora il governo Berlusconi e c'era il governo Tremonti, ottenni la possibilità di dare anziché multe dei commitment, cioè di accettare degli impegni a comportarsi bene. E questo avvenne quasi subito durante la mia prima fase di permanenza all'antitrust e mi consentì di avere dei risultati buoni sul mercato. Ecco perché qualcuno disse: ma questo chi si vede di essere con te, vuole dirigere il mercato, vuole fare... Ma io volevo solamente cercare di mantenere questi giocatori che c'erano senza ucciderli, però facendo giocare loro la partita il più possibile corretta nelle condizioni date. E cosa siamo riusciti a fare? Io non so se vi ricordate quanto costava il latte in polvere in Italia nel 2006. C'era uno scandalo su questo, perché le coppie giovani si consorziavano per andare a comprare questo latte in Francia, dove costava un quarto, in Svizzera, dove costava meno della metà. La prima occasione utile che ho avuto, ho aperto un'indagine e ho scoperto che questo derivava da una sorta di cartello involontario che si era creato, perché gli ospedali, per non dispiacere nessuna ditta produttrice di questo latte per l'infanzia, ogni mese davano un latte diverso alle puerpere dell'ospedale e fidelizzavano quindi un dodicesimo del mercato a quell'altro. Nessuna mamma, una volta che quel latte dato all'ospedale va bene, lo cambia poi a un bambino. E loro non avevano nessuna necessità di farsi concorrenza, perché 12 erano ditte, 12 mesi, 12 era la quota di mercato che ciascuna aveva, un dodicesimo della quota di mercato. Quando si unirono Nilupa con Medlin, io dissi: io do l'autorizzazione a questa fusione, però voi dovete promettermi di perdere il canale farmaceutico o di mantenerlo, ma di incrementare il canale distributivo dei supermercati, la grande distribuzione. Il prezzo scese del 30%. Nei 3 anni di impegno le nostre giovani coppie risparmiarono 50 milioni di euro l'anno, il che significava aver fatto un po' il mestiere per cui eravamo chiamati, aver pagato pure il funzionamento di tutta la macchina di classe. Non era un grandissimo risultato, si poteva fare molto di più, però era quello che in quella determinata condizione si poteva fare. Se li avessi condannati a pagare 3, 4 milioni, 5 milioni di tasse, di multa, non avrei risolto il problema, perché sarebbe rimasto comunque quel circuito e sarebbe rimasto il canale delle farmacie, che è un canale troppo ristretto per farsi della concorrenza. Quindi non ho fatto il liberalizzatore fuori dello stato di liberalizzazione. Io ho chiesto quelle liberalizzazioni minime che ritenevo fossero essenziali, quelle dei taxi, ed è chiaro che loro protestavano tanto forte che non si poteva fare nulla contro, quello di alcune categorie professionali che avevano un tariffario incomprensibile, quelle che avevano le tariffe che si capivano, i medici, ma chi andava a toccare? Però determinate categorie come i notai, gli avvocati, che semplificassero il sistema,
di Cesare quanto costa un processo al loro cliente. Lo estradassero anche sulla... Poi questo naturalmente ha applicato in maniera forte a tutta la categoria, ha comportato tutta una serie di cadute di immagine anche dei liberalizzatori, perché insieme alla crisi economica il vedersi toccare solo determinate categorie e non tutte le categorie ha comportato un calo di fiducia da parte dei cittadini nelle stesse liberalizzazioni. E questo è stato, secondo me, il motivo per cui a un certo punto la politica le ha abbandonate. Non se ne è più parlato. Vi ricorderete le famose insolazioni di Bersani, dopodiché lo stesso Bersani che si è candidato di recente per fare il Presidente del Consiglio non ne ha parlato, perché sa bene che questo è un tema che non comporta voti. Per due motivi, prima di tutto perché i benefici delle liberalizzazioni si vedono dopo che è finita la vita politica del proponente, perché sono benefici di lunghissimo periodo. Due, perché quando si colpisce una categoria, le altre categorie che ne beneficiano non se ne accorgono, se se ne accorgono non riconoscono nessun merito al liberalizzatore, ma le categorie incise, colpite, se lo ricordano. E come? Perché il male ricevuto non si dimentica mai ed è per questo che si perdono i voti. Ecco, quindi che io ho sempre detto, le liberalizzazioni non le può fare una parte politica, le devono fare tutte le parti politiche, tutti i soggetti. Quando sono stato qui invece chiamato dal Quartierbasta a Palazzo Chigi, però come sottosegretario di Monti, De Monti era un liberalizzatore, lui ci credeva molto. Però il mercato era morto, cioè le liberalizzazioni si fanno non come cura al dimagrimento delle risorse, come cura per favorire una crescita che non c'è più. Si fanno quando c'è un minimo di crescita per raddoppiare il mercato, ma quando non c'è spinta, quando il cavallo non beve, quando non c'è domanda, liberalizzare non serve. Purtroppo questa è la conseguenza che abbiamo capito, perché i settori non investono, non possono investire in innovazione, non possono investire in competitività e ne consegue quello che tutti abbiamo visto, cioè una politica che insieme allo Svegli faceva cessare in qualche modo una rendita di posizione, dava il senso pieno di una mancanza di politica, cioè di un'idea della politica economica che non tendesse alla crescita, ed è quello che poi è stata la sfortuna di Monti, perché il governo Monti certe cose le doveva fare per forza, non è che si potevano non fare certe cose, la detenzione, le tasse, era una situazione disastrosa, per colpa di nessuno, di un sistema economico che non andava più bene, di un sistema fiscale che non andava più bene, di un sistema previdenziale che non andava più bene, di una Europa che si era evoluta in un certo modo. Però altre cose che avrebbero dovuto favorire la crescita, favorire lo sviluppo, non è riuscita a fare perché non c'erano gli strumenti giuridici consentiti dall'Europa. Quindi l'unica arma che c'era, quella di liberalizzare alcuni settori, e non ci siamo riusciti, tra l'altro, perché il Parlamento ovviamente tutelava molte categorie, e non siamo riusciti a liberalizzare il settore delle farmacie, per esempio. In Parlamento le categorie dell'obbligo sono molto forti. Io di lobby non voglio parlare da sola, Riccardo Giunta da prima dell'anno, una volta vennero da me i rappresentanti dell'ANI e i rappresentanti dell'ANI e si può mai venire insieme se vogliamo fare un'unica associazione di rappresentanza. Io dissi no, per carità, pactum sceleris, sareste un mostro. Questi sono usciti e l'hanno detto alla stampa e riuscito abbiamo pactum sceleris, naturalmente l'hanno fatto lo stesso, ma non ha funzionato, perché
sono due categorie, è vero, molto vicine, molto strettamente connesse, collegate, a volte anche con degli intrecci che poi mi hanno consentito di fare una norma che durante il governo Monti è stata approvata veramente dal governo Monti, quella di non consentire allo stesso consigliere di amministrazione di una banca di stare nel consiglio di amministrazione di un'altra banca concorrente, certo, di stare un'altra banca di gruppo, ma non di parte di concorrenza. Però considerate che le posizioni che si sono liberate in questo modo erano più di 600 posizioni di dimissioni da una parte all'altra, quindi vuol dire che era molto diffuso però in Italia, e dall'indagine conoscitiva che avevo svolto l'antitrust erano state l'80% dei gruppi delle banche italiane colpite da questo fenomeno dell'interlocco indiretto, che parliamo così, cioè di questa interferenza forte, per cui stanno in più banche. Io so qual è la politica, la strategia, quali sono gli strumenti finanziari che saranno mandati sul mercato, la banca mia concorrente, e mi adeguo, faccio gli stessi prezzi, faccio la stessa politica, e così la concorrenza si va a fare. Come ministro dello sviluppo, vice ministro per le comunicazioni, la mia delega è estremamente limitata. Lì la liberalizzazione che potevo fare era quella della RAI, però un partito RAI che è un partito fortissimo. Forse adesso Renzi sarà riuscito anche a dare una volta. Fatto sta che io volevo fare un contratto di servizio che fosse leggermente migliore di quello che avevo trovato, e sono due cose che avevo trovato il Parlamento favorevole, ma non faceva male a nessuno, aumentava la tutela delle donne, dei minori. Già quando dissi che bisognava ridurre la pubblicità su un canale tematico che riguarda proprio i cartoni animati, e di un sollevamento di scudo incredibile, ci furono le corazzate, però ho resistito. Quando ho chiesto che per contratto dicessero come spendono i soldi dei cittadini, lì è finita la mia carriera politica. Per fortuna per me, per la mia famiglia, se già lo sapevo, però io in quel momento ho avuto la netta sensazione che avevo fatto il passo più lungo. Che cosa avevo chiesto? Una cosa banale, cioè che quando si utilizzano i soldi del CAN per finanziare un programma, ci fosse una scritta, un bollino, lo chiamavano il bollino pubblicativo, e quella fu la mia bollatura definitiva, perché intorno al Partito RAI si sono coagulate tutte le forze di innovazione, tutte quelle della conservazione, tutte quelle centri di sinistra, perché la RAI è una grande mamma che va a parire un po' tutti, con la tecnica del panino, con la tecnica della spalmatura, e quindi nessuno se la vuole ne fare nemica. Il contratto di servizio rimase per tutto il governo all'esame della commissione di vigilanza. Io più volte sollecitavo, cioè, ma scusate, ma facciamo sopra, poi un parere di regionale, poi me la vedo io con la RAI. Più volte ho chiesto, ma che cosa, qual è il problema? Qui si tratta di capire, non so se voi avete mai visto la trasmissione, i pacchi, i fatti vostri, quella che parla la sera prima sul telegiornale, su Rai 1. Nei pacchi ci stanno i soldi nostri, cioè del canone, o ci stanno i soldi della pubblicità? Perché non puoi capire da che parte dello Stato. Perché c'è una dottoressa, cosiddetta dottoressa, che tende a far guadagnare il meno possibile al concorrente, e poi invece il concorrente che vuole guadagnare di più di tutti, e tutti diciamo per il concorrente perché ci medesimiamo in lui o in lei. Però la verità è che là quei soldi potrebbero essere i nostri, sono i soldi del canone, e allora a questo punto è meglio smetterli diversamente che dare 500.000 euro che indovina solo un numero. Questo vuole chiarezza. Però chiarezza significa responsabilità, significa dire le cose come stanno, a dire che si pagano come sono dei cittadini di Isola dei Famosi, anziché magari un programma culturale, una fiction vera,
non volevo dire che non bisogna, perché la donna ha una televisione triste, una televisione solo culturale, no, c'è pure la pubblicità, divertiamoci con i soldi della pubblicità, ma facciamo il servizio pubblico con i soldi dei cittadini. Poi possiamo anche dire ci divertiamo con i soldi dei cittadini, intrattenimento, però dobbiamo sapere, cioè spero, poi mi dissero aumenta il cane, e no ragazzi, e no, nemmeno mi devono spendere, e io aumento il cane. Poi ho fatto bene, e gli hanno dato 150 euro. A me non avrebbe mai consentito, nemmeno la sicurezza. A Renzi hanno consentito, è passato il provvedimento ormai è mese, e nessuno ha chiesto, si è parlato di uno sciopero, è durato un giorno. Quindi, però non è una liberalizzazione, perché quello che rimane non sappiamo ancora come la spesa. Perché le liberalizzazioni, la chiarezza fa più paura della povertà. La gente dice, guarda, perché tu non vieni a indagare nelle cose che faccio io a casa mia, toglimi i soldi, ti pago, ma non mi chiedere quali sono i miei fondi, quali sono i miei investimenti. Questo purtroppo fa parte di un'Italia che noi pensiamo sia superata, che appartenga al passato, e che invece non è così, è persistente, è forte. È un'Italia che avete visto tutto quello che sta succedendo con queste indagini, con queste inchieste. Sì, è strano che queste inchieste vengono fuori tutti i momenti in cui si decide di colpire o la magistratura o la propria se scoppia tutti i singoli, però ci stanno. E quindi la considerazione che io faccio è che riuscire a cambiare veramente il paese non è facile, non è una cosa che si può fare in due giorni, che si può fare con slogan, non si fa in un giorno, ci vuole una vita di galantuomini, poi deve essere galantuomini tutti. Quello che io penso è che l'Italia può anche riuscire e migliorare la propria posizione uscendo da questa valuta, però per uscire è necessario che ciascuno di noi, ciascuno settore, le farmacie, i medici, i notai, gli avvocati, le famiglie stesse, migliorino i propri atteggiamenti e i propri comportamenti del 5% all'anno. Ogni anno un miglioramento del 5% nella mia industria, nella mia banca, nel mio tribunale, aumentare la produttività del 5% all'anno. Se lo facciamo tutti, in 4 anni abbiamo migliorato del 20%, in 8 anni del 40%, ma un'Italia che ha migliorato del 40% è il primo paese del mondo. Questa è la sostanza, però fatto, la costanza, la forza, la voglia, la convinzione, ovviamente in un momento come questo manca, quindi speriamo tutti che venga qualcuno da fuori a farci migliorare immediatamente del 100%. Io non ci credo che possa succedere, ma non voglio essere un pessimista. Mi consentite un ricordo, in questa sala io ho fatto lezioni per ben 2 anni, ma non ero io a insegnare, ero un giovane che prendeva lezioni da grandi uomini, che erano, c'era Caffè, seduto al posto tuo, che c'era De Rose, che insegna la storia, lui era il presidente quindi questo istituto scorso, c'era Egeria Rinaldo Vescino, c'era Sabino Acquarino, erano sociologi, economisti e storici. Però sei un grande meridionalista, lettore di una persona di una cultura incredibile. Io mi ricordo sempre una figlia di Caffè che mi aveva presa ben volere, perché io, lui veniva giurista non tanto in grado di capire i meccanismi, e lui parlava, tutti gli altri erano tutti economisti, lui un giurista veramente lui, e poi si rivolgeva a me e diceva detto in soldoni, e me lo ricordo, cioè, a te lo ricordo in termini facili, in realtà lui era chiarissimo già di per sé, ed era di una capacità di farsi capire anche da persone che avevano studiato economia, matematica, scienze e finanze ai livelli che lui insegnava, però c'è una sensibilità di dire adesso te lo spiego pure a te,
cioè quello che ne capisce meno di tutti. E poi di poco questa persona, sapete che è sparita, non abbiamo più saputo niente di lui. Sono quei misteri che restano un po' nella storia. Questa stanza però mi ricorda tanto la sua persona, una testa grande sul corpo lungo, una bella testa, guida, una faccia come quella di Ben Mason, che quando ti guardava negli occhi ti faceva capire che era uno che ne aveva scalate di montagne a non finire, che le aveva viste tutte e che vedevano ancora oltre al di là di noi. E una volta mi disse, cioè qua siete tutti preoccupati dei salti contabili, di cose che funzionano o non funzionano, di numeri, ma non sono i numeri che contano l'economia, sono gli uomini e i buoni sentimenti. E volevo dire questa sala perché è questa la sala dove era giusto ricordare questa frase. Grazie.